Buongiorno, oggi vi parlo dell'ultimo libro di Yoshua, di Abraham Yoshua, La figlia unica. Un bel libro, un libro molto delicato, molto dolce, molto molto sereno, insomma. Adesso cerco anche di spiegare il perché. Allora, innanzitutto è strano, il primo libro di Yoshua ambientato in Italia. È ambientato tra Milano, Venezia, è una località di montagna. Parla di una bambina di 12 anni, ebrea, di una famiglia ebrea, i genitori, il padre e il nonno sono avvocati, benestanti, sia la famiglia sia tutti i membri della famiglia. Questa bambina vive appunto a Milano e ha dei nonni che sono il padre, il nonno, uno dei nonni è cattolico. Ha una nonna, non la moglie, ma l'altra che è separata dal nonno con la quale in qualche modo vive, che è atea. E questa bambina sveglia, una bambina molto sveglia, viene a contatto con problemi molto ampi, perché va dalla nonna che è atea, dal nonno cattolico, il padre vuole addirittura molto, molto, non religioso, ma insomma vuole mantenere questa tradizione, religione ebraica, tant'è che si oppone al fatto che la figlia reciti nella recita di Natale, dove volevano farle fare la parte della Madonna, addirittura. Questa bambina, con il modo di essere della bambina di 12 anni, affronta o viene a contatto con questi grandi problemi di religione, no? Frequentando appunto atei, cattolici, ebrei, viene a trovarsi di fronte a domande molto importanti e le affronta, ecco questo punto molto bello, con la semplicità, ma con l'intelligenza anche di una bambina di 12 anni, con molta più serenità, con molta più tolleranza di quello che spesso gli adulti hanno in questi problemi di, appunto, di carattere religioso. Si trova poi di fronte anche a un altro grandissimo tema della vita, che è il tema della malattia. Il padre è ammalato, ha una patologia abbastanza seria, che potrebbe anche portarlo alla morte, insomma, una malattia seria. Quindi lei si interessa, cerca di capire come affrontare questi problemi, e contattando, per esempio, parlando con dei suoi compagni, che hanno anche loro il padre o la madre ammalati o morti, eccetera. E lei appunto affronta anche questo con l'impegno e la serenità di una bambina di 12 anni, questi problemi che sono enormi, no? Il libro non ha una storia di avventure, si svolge tutto quanto in pochi mesi, nell'inverno e vicino al Natale del 2000. Quindi è recente, però pur non avendo questa grande storia, in fin dei conti racconta la bambina che va in montagna, che va dalla nonna, che va dall'altro nonno, insomma, che la sua vita con i suoi amici, con la scuola, quindi non è un'avventura, un racconto, però ci fa introdurre, ci fa affrontare questi problemi con questa delicatezza, ecco, di questa bambina. Molto 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 bello questo libro, perché non è profondo, ma al tempo stesso, qualche volta, anche se non è assolutamente, sembra quasi un libro per bambini, perché racconta di questa semplice vita di questa ragazza. Non è un libro per bambini, anche se credo che potrebbe essere letto da adolescenti o da bambini, adolescenti anche molto giovani. Io l'ho trovato bellissimo perché proprio ti dà un certo grado di serenità. Una cosa poi che ho notato, pur essendo nel 2000, non si parla, non c'è nulla che abbia a che fare con internet, con telefonini. Sembra quasi che fosse ambientato prima, molto prima del 2000. Quando io ho visto, non sembra un libro ambientato nel 2000. Ecco, Yoshua, l'ultimo suo libro, La figlia unica. Molto molto bello, io veramente lo consiglio perché lo trovo un libro profondo, molto profondo, ma al tempo stesso sereno, leggero, con attenzione, non interpretate male, leggero, che non dire un libretto, che
che si legge con serenità. Buona lettura.